È sulla nostra pagina social con Luca Pompei che ci parla di una bella notizia avvenuta proprio nelle ore successive alla festa dei Vigili del Fuoco di Santa Barbara. Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carmen, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Faccio subito vedere quanto abbiamo pubblicato questa mattina sui nostri profili social. Zorro finisce in una tana di talpe e viene salvato dai vigili del fuoco. Non è la prima volta che questo accade, di squadre di vigili del fuoco pronte a intervenire in situazioni del genere. Nei giorni scorsi un episodio simile nella Teramano con due cani da caccia che sono finiti in un crepaccio, purtroppo solo uno è riuscito a salvarsi. In questa circostanza i vigili del fuoco di Sulmona sono intervenuti in una località nei pressi di Pacentro per liberare un cane da caccia, Zorro, appunto, che si era incastrato in una tana di talpe. Ci sono volute diverse ore, come ha riferito la collega Maria Trozzi sulla press, per cercare di liberare il cane, che non riusciva ovviamente a uscire da questa tana di talpe. Diverse ore in cui la squadra dei vigili del fuoco si è data da fare per liberare il cane, che è stato salvato. Grande soddisfazione, ovviamente, anche a sottolineare, come dicevi tu, proprio insomma, nei giorni in cui si celebra la Santa Protettrice dei Vigili del Fuoco, appunto, i vigili del fuoco intervengono in ogni circostanza e anche in queste particolarmente delicate per salvare un cane come Zorro. A te la linea, Ecco Carmen. Luca, non siamo riusciti per il momento a vedere la foto relativa a questa operazione brillante svolta dai Vigili del Fuoco. Evidentemente abbiamo Provo qualche problema nella Provo a connessione. farvela rivedere, la sto in questo momento condividendo, però forse Ecco. probabilmente c'è qualche problema in regia. Comunque, in ogni caso, Sì. potete leggere la notizia e vedere la foto non solo sul nostro sito www.rete8.it, ma anche sulle nostre pagine Facebook e di Instagram, con la foto appunto che vede gli uomini dei Vigili del Fuoco insieme al cane Zorro. Bene, un motivo in più, insomma, per aumentare la curiosità sulla nostra presenza sui social e sul sito, vi ricordo, anche www.rete8.it, dove trovate questa notizia, appunto, che è notizia che è stata data da una volta tanto una buona notizia che viene appunto data da Luca Pompei. Ed eccola qui, infatti, proprio presa dal nostro sito, ma ripeto, trovate questa bella foto del cagnolino, del cane da caccia, insomma, salvato dai quattro vigili del fuoco, la trovate anche su Instagram e su Facebook.